ragazzi, bentornati in un nuovo video. Questo sarà un video unboxing, infatti è arrivato questo pacco da All Supplements e lo apriamo insieme come sempre. Aspettavo questo pacco con ansia perché mi mancano un casino di cose, quindi ho aspettato un po' a fare l'ordine perché volevo finire quello che avevo e poi ho fatto l'ordine. Penso che per quest'estate, almeno fino al prossimo mese, non farò più ordini, quindi mi dovranno bastare queste cose. Prima di aprire il pacco, ricordatevi di lasciare un like e di iscrivervi al canale. Questa volta ho il tavolo come appoggio, quindi non dovrò stare buttata a terra, non dovrò stare seduta, ma starò in piedi. Ah, che bello. Apriamo subito questo pacco. Allora, l'ho aperto al contrario, ovviamente. Allora, la prima cosa sono le proteine. Mi sono finite le proteine, mi servivano perché per adesso le uso spesso per fare frullati, eccetera. Con queste qui, questa della Biotech, le Iso Whey Zero, mi sono trovata benissimo, ma veramente bene. Hanno un prezzo un pochino più elevato di quelle che io prendo di solito, per esempio quelle Prozis. Queste per esempio mi sembra che erano 36 euro, vabbè, poi con il codice sconto e tutto sono venute meno, però la qualità è ottima. Ho voluto provare questa volta gusto cocco, così per l'estate più fresco, vediamo se riesco a fare il gelato proteico e il frullato, secondo me avrà un gusto più buono al cocco, penso. Vabbè, era per cambiare in realtà. Spero siano buone perché sono 908 grammi, quindi se non dovesse piacermi il gusto sarebbe un po' un problema, perché io di solito vado sul classico, quelle dell'altra volta erano gusto tiramisù, approvatissime. Vi farò sapere di queste qui. Allora, sapete il mio amore spassionato per la maionese. L'altra volta avevo preso quella della Callofit, così. Buonissima, quella molto buona. Però ho sentito parlare benissimo anche di questa qui. Hellmann's Lighter Than Light Mayonnaise. Io sono sempre alla ricerca di salse particolari perché comunque mi piace provarne di nuove. Però la maionese è quella che prediligo, vabbè, questo è chiaro, si sa perché la prendo sempre. Vi farò sapere com'è ancora quella precedente, quella della Callofit, ne è rimasta pochissima, in realtà dovrei anche buttarla perché è da mo' che ce l'ho. Però vabbè, ormai c'è, la finiamo e poi proverò questa qui. Altra cosa, questo croissant della Feeling OK, è un croissant semplicissimo, senza niente, credo, quello semplice. Reduced carb, quindi vabbè, con meno carboidrati dei soliti croissant. 50 grammi di croissant, basso carico glicemico, eccetera, eccetera. Spesso prendo queste e altre cose che ora vi farò vedere per fare una colazione diversa. Per uno di questi qui abbiamo 4 grammi di carboidrati e 7,50 grammi di proteine. Ovviamente c'è da dire una cosa, qui abbiamo meno carboidrati, però abbiamo un po' più grassi, quindi compensiamo, diciamo, dall'altro lato. Quindi fatevi un po' i calcoli voi prima di comprare queste cose, perché qui per esempio abbiamo 10 grammi di grassi, che non sono pochissimi. Tante cose della Feeling OK mi piacciono, quindi continuo a riprenderle e continuerò a prenderle sempre. Anzi, se avete provato altre cose, scrivetemelo sempre. Ah, ed infatti ne ho preso un altro, sono due, sono uguali, giusto? Sì, credo di sì, ne ho presi due, buoni. Ah, vabbè, ma io non pensavo fosse così piccolo. È vero che c'era scritto 50 grammi, vabbè, io sono stolita comunque. Ho preso questa, che è la pasta, praticamente la pasta, questo Feeling OK, sempre reduced carb, quindi meno carboidrati, i sedanini, quelli piccolini. Però 50 grammi, ragazzi, io 50 grammi neanche, è l'assaggio, quando assaggio 50 grammi di pasta e poi, ok, puoi buttare la pasta. 15-20 minuti di cottura addirittura, quindi, cioè, non solo cucinerà un casino, e poi è pochissima. Vabbè, sapete che faccio? La mischio tipo con altre cose quando, anche per cena, d'accompagnamento. Che devo fare? Mica posso mangiare solo questa. Però è buono così, perché io la provo, se mi piace ne prenderò altra. Se non mi piace, almeno è poca. Ho preso delle creme, come sempre. Questa non l'ho provata, non l'avevo ancora provata. La Proteinella Smooth Hazelnut and Coconut Spread. 200 grammi nocciole e cacao. Niente, vabbè, provo questa crema che non avevo ancora provato. Fra le tante, questa non l'avevo provata. Non ho voluto prendere tantissime creme questa volta, perché comunque con il caldo le tengo in frigo, perché poi sono troppo liquide, quindi poi, insomma, ho voluto prendere solo questa. Per adesso comunque ancora qualcosa mi è rimasta, qualcosina proprio piccolina così, però vabbè. Poi prossimamente farò l'ordine delle creme, burri, eccetera. Ovviamente questa farà parte delle mie colazioni o non so che cosa, quindi anzi potrei anche farcire quei croissant con questa qui, perché no? Ve le faccio vedere poi su Instagram, ovviamente. Ho preso delle patatine, le chips. Molte di quelle che volevo prendere in realtà non c'erano, perché a noi piacciono di più le classiche, però non c'erano. Quindi ho preso queste della Daily Life, sempre, Sweet Paprika,
quelle al formaggio, e queste alle erbe greche, che sono buonissime. Ho preso questo pasto pronto della Performance Meal, credo sia questo, Balanced Nutrition for Active Lifestyle, ok, questo qui insomma. È un pasto pronto, si vede dentro, sì. Non è molto invitante a vederlo così, sinceramente. Allora, credo sia tacchino con patate, non ne sono sicura, tacchino o pollo con patate, comunque, alla turca. Non lo so, comunque ho preso questo qui, ce n'erano diversi, però ho voluto prendere questo qui. Questo, se non sbaglio, costa sulle 7,90 euro, quindi ne ho preso solo uno per prova, 350 grammi, quindi è una porzione di questo qui. Abbiamo 42 grammi di proteine, l'ho infatti praticamente pronto in 2 minuti e mezzo, perché si farà in microonde sicuro. Quindi si apre la busta, si muove, vabbè, le solite cose che si fanno nel microonde, quindi vedremo cosa uscirà fuori. Questo lo proverò a tempi brevi, credo, ve lo faccio vedere questo. Ho preso questo è un burro della Got7, è praticamente un burro d'arachidi al cioccolato. Non ho voluto prendere il solito burro d'arachidi, perché quello comunque lo prenderò, perché a me piace quello di Prozis, lo sapete, che per ora sul supplement comunque non c'è. Mezzo chilo, 500 grammi. Di questa marca non ho provato mai niente, quindi questa è la prima volta, vediamo se mi ispiro oppure no. Per 100 grammi abbiamo 23 grammi di proteine, 20 grammi di carboidrati, 42 grammi di grassi, vabbè certo è un burro. Allora, ho preso questi qua, gli gnocchi, perché mi ispiravano gli gnocchi, li ho visti là, sono delle novità sul supplement, diciamo così, quindi li ho voluti prendere. E per l'esattezza ho preso questi, che sono quelli al nero di seppia, e questi che sono quelli agli spinaci. Sono mezzo chilo, quindi io e Davide li mangeremo uno tutti e due. Io adoro gli gnocchi, non so voi, sono buonissimi, mi piacciono tantissimo e comunque sono molto sazianti. Altra cosa che volevo prendere da un po' di tempo è questa, la Garagar. La Garagar agente gelificante e addensante, quindi perché l'hai presa? Perché vorrei fare delle cose dove mi serve un addensante. Ovviamente questi addensanti sono ottimi per budini, cose più gelatinose. 5 grammi per 500 grammi di liquido, sciogliere nell'acqua, portare ad ebollizione e solidifica in un'ora. Non ho mai provato la Garagar, io ho provato la gomma di Xantan, tutte queste cose qui, però questa in realtà no, che conosco da una vita, che volevo prendere da una vita, perché questa si usa anche nella pasticceria ovviamente, invece della gelatina classica, quella in foglie di origine animale. Questa è di origine vegetale, credo. Devo vedere come utilizzarla, sicuramente qualche budino, già qualche idea l'ho, però ho in mente varie cose, quindi vediamo un po' cosa esce fuori. Ecco, tanto per continuare con la feeling, ok, ho preso questi qui. Sono praticamente 4 plum cake, la confezione da 4 plum cake, questi qui, alla vaniglia, plum cake alla vaniglia, credo ci siano anche al cioccolato, non hanno zuccheri aggiunti, sempre meno carboidrati, e appunto questi sono 180 grammi, è una confezione da 4x45 grammi. Vediamolo, ecco, infatti sono così. All'interno abbiamo 4 plum cake, che sono questi qui, eccoli. Buoni, mamma mia che buoni, io adoro il plum cake. Il mio problema è che poi non è che riesco a mangiarne uno, ne mangio due, quindi la cosa quella di prendere meno carboidrati, meno questo e meno quello, finisce. Però che devo fare? Se ho fame, li mangio. Ho avuto un piccolo problema con la fotocamera, non solo sto morendo dal caldo, poi si è pure spenta, quindi speriamo che stia registrando. Continuiamo il nostro unboxing velocemente, ho preso due di questi muffin, sempre feeling ok, oggi è unboxing feeling ok, questo muffin qui, e poi ho preso questo qui della Ciao Carb, sempre un muffin classico, sempre meno carboidrati, Proto Day. 50 grammi di questo qui hanno 12 grammi di proteine, 50 grammi di questo qui hanno 12 grammi di proteine, quindi niente, uguale, niente, era per cambiare marca, per provarli tutti e due in realtà. Poi ho preso il classico pancake, protein pancake al cioccolato, ne avevo messi diversi nel carrello, però poi io faccio così, faccio il carrello e poi vado togliendo, poi metto altre cose, quindi poi li ho tolti, perché alla fine c'è caldo, quindi non so quanto ne mangerei sinceramente, e ho preso solo questo qui al cioccolato. Allora, ho preso invece dei classici bolero, perché volevo cambiare un po', e poi non c'erano tutti i gusti di bolero che piacciono a me, ho preso queste qui. Questi sono i candy frutti fresh, sempre questi, come si chiamano, insaporitori d'acqua comunque. Madeira, questo qua, Madeira. Cosa abbiamo? White grape apple, quindi uva bianca e mela.
Poi abbiamo fresh, apple, kiwi and lime. E poi strawberry and kiwi. Fragola e kiwi, drink. Ho scritto drink, fresh e madeira. Questa bustina, una bustina di queste che è 8.5 grammi, va su 2 litri di acqua. Niente, così era solo per cambiare, per provare questi che non avevo provato ancora, tutto qui. Per finire, come omaggio, mi hanno dato questo qua, Rehat di Anderson. Mai provato. È un integratore in polvere, solubile con zuccheri edulcoranti a base di carboidrati semplici e complessi. Acetilcarnitina, taurina, vitamine e minerali. Il magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza, lo sappiamo, dell'affaticamento. E la tiamina contribuiscono al normale metabolismo energetico. Dose consigliata: diluire il contenuto della bustina in 500 ml di acqua ed assumere una volta al giorno durante l'attività fisica. Va bene, quindi durante la mia attività fisica assumerò questo coso qua, anche se io ho un problema durante l'attività fisica, non è che proprio riesco a bere tantissimo. Comunque, va bene, vedremo. Vabbè, cose così che io di solito non prendo, quindi. Unboxing finito. Ho preso pochissime cose in realtà, però avevo voglia di prendere qualcosa di diverso, tra cui questi pasti, gli gnocchi, queste cose così. Come avete visto non ho preso chissà che cosa, però per me era importante prendere le proteine che mi servono per adesso. Poi con il caldo, le cose, non riesco a mangiare tantissimo, quindi devo integrare per forza con le proteine. Molti mi chiedono, ma è necessario prendere le proteine? Ovviamente no, come chi mi scrive, che proteina devo prendere? Ma non è detto che tu debba prendere le proteine. Vabbè. Se avete qualche dubbio, qualche cosa, fatevi seguire da un nutrizionista, non fate mai di testa vostra. È inutile che mi mandate le foto delle cose, perché io non posso sapere cosa dovete mangiare voi, cosa fate durante la giornata. Lo so che questo è un video unboxing, però siccome non faccio mai dei video dove parlo di determinate cose, a volte su Instagram lo dico, però lo dico anche qui, a che ci siamo, così. Poi se volete dei video dove vi spiego un po' di cose, fatemelo sapere. Poi spesso veramente mi mettete in difficoltà perché mi mandate delle foto di cose assurde, cioè assurde, mi arrivano foto di cose, questo va bene, ragazzi, come può andar bene? Vabbè, lasciamo perdere, perché poi andiamo sullo specifico e non voglio. Comunque niente, se volete che parlo un po' di queste cose anche su YouTube, fatemelo sapere. Per il resto sono sempre disponibile a darvi dei consigli su qualunque cosa. Potete chiedere, non è questo il discorso. Però se poi rispondo un po' sgarbata, che però non è sgarbata, però non posso dirvi determinate cose, magari poi risulto antipatica e non voglio. Comunque basta, il video unboxing è finito, quindi basta, non parliamo più di altro, anche perché sto squagliando. E quindi niente, vi mando un bacio, vi aspetto al prossimo video. Ciao!